L'oroscopo settimanale Mimmo Molamarco, una nuova settimana da scoprire dal punto di vista astrologico che comprende lunedì 16 fino a domenica 22 ottobre 2023. Si parte come sempre con l'Ariete, ultimi giorni di opposizione mercuriale, di quello strano bisogno di dire e di raccontare che non fa certo parte del modo di essere più vero del vostro segno. Eppure Mercurio vi spingerà ad essere ancora particolarmente chiari, sinceri fino in fondo con persone e verità, proprio per non lasciare adito ad alcuna incomprensione, a quegli equivoci di cui non avete nessuna voglia o bisogno. Sarete insomma coraggiosi con le parole, audaci con i discorsi, per poi domenica smettere di dire o di puntualizzare. Perché? Perché finalmente Mercurio smetterà di provocarvi, perché avrete la sensazione di aver detto tutto ciò che doveva essere raccontato. Toro, l'opposizione di Marte, forte e sicuro, rende ancora più evidenti i dubbi di Giove, fastidiose le sue insicurezze e suo modo di non dire, di non mettersi mai alla prova. Avrete bisogno, insomma, di una scossa, di qualcosa che vi faccia sentire un po' meno fermi e meno deboli o immobili di fronte a un presente che invece si muove e che cambia. Non abbiate dunque paura della nuova opposizione di Mercurio, quella che avrà inizio domenica, ma che si farà sentire anche prima, perché sarà una buona occasione per esprimervi, per dire e per connettervi al tutto. Sempre domenica la vostra Venere dialogherà proprio con Giove, convincendolo ad essere un po' più dolce con voi. Gemelli, difficilmente Mercurio vi lascia tranquilli, perché lui è un pianeta veloce e curioso, proprio come voi che siete di lui figli. Così Mercurio si darà un grande affare nei prossimi giorni, lo farà però dal trigono, rendendo facili e piacevoli le sue proposte, le sue occasioni per fare, per vivere. Siate aperti alla bellezza delle verità evidenti venerdì, quando il pianeta darà per voi il via ad una nuova e migliore fase. Siate consapevoli di come si possano trovare risposte e verità a ciò che appare difficile da comprendere sabato, mentre il pianeta discuterà con Plutone. Domenica infine Mercurio concluderà il suo trigono tacendo e voi capirete il valore del suo impegno, dei suoi risultati. Cancro, ultimi giorni in cui compiere piccoli sforzi di comprensione interiore, in cui ammetterete punti di forza o di debolezza per poi sentirvi migliori, importanti. Mercurio insisterà ancora fino a domenica su certe questioni, obbligandovi in qualche modo ad essere chiarissimi con tutto, a non nascondervi nulla, sicuri però che ogni onestà o trasparenza vi aiuterà a stare meglio, a percepirvi ancora più forti e più solidi. Fate luce tra dubbi e perplessità, siate decisi nel riportare a galla qualcosa che pesa, che non vi piace, perché poi da domenica lo stesso faticoso Mercurio si trasformerà in una forza alleata, ammorbidendo ogni pensiero, colorando la mente con le cromie che più amate. Leone, si sa che amate il sole con la sua luce, che preferite tutto ciò che si faccia vedere, sentire e osservare, che sia alla luce del sole, appunto. Per questo sarete felici di sapere che nei prossimi giorni Mercurio incontrerà il vostro sole proprio per aiutarvi a comprendere, per concedervi la nitidezza delle apparenze, un vero e proprio dono celeste. Sarà insomma un tempo ideale per decidere, per indovinare che cosa vi serve fare, per stabilire i vostri prossimi impegni, le dimostrazioni e le iniziative migliori. Da domenica però Mercurio sarà in quadratura per spostare la vostra attenzione sulle cose intime, quelle di casa. Vergine, in questo periodo Venere, che abita nel vostro segno, accende indubbiamente in voi la voglia di cose belle, tutte da vivere e da condividere, da non tenere troppo nascoste, per non rischiare di perdere il gusto per il presente. Per questo Mercurio cercherà prima di chiarire occasioni e possibilità, per poi connettervi agli altri con le migliori parole, con i gesti e le espressioni che servono a costruire un'intesa totale, unica, speciale. Fidatevi insomma di ciò che saprete intuire e osservare, per poi, da domenica, insieme al sestile di Mercurio, iniziare a raccontare un cielo in movimento che ha voglia di farvi favori. Bilancia, ultime giornate in compagnia di Mercurio, ultimi momenti in cui sentire come facili e vicini i pensieri, le idee e le riflessioni. Venerdì, Mercurio
Mercurio si unirà al Sole dal vostro segno, per questo vivrete una chiarezza molto speciale, per questo vi appariranno evidenti quelle cose che di solito non lo sono, che si nascondono. Sabato invece, proprio grazie a questa forza mentale, potrete chiarire dubbi e sospetti, potrete far luce in voi stessi e nelle vostre possibilità, mettendo da parte certi pensieri che pesano e che non vi lasciano vivere così serenamente. Domenica infine lo stesso Mercurio se ne andrà riportando calma e dolcezza ad ogni cosa con la complicità di Venere. Scorpione, Marte è sicuramente un'ottima compagnia per voi che siete fatti della sua stessa energia, ma forse avete voglia anche di altro, di qualcosa che sappia aggiungere bellezza e fantasia ad ogni cosa. Così Mercurio decide di venire a trovarvi. Lo farà domenica, ma prima compirà tanti aspetti che renderanno ancora più intenso e interessante il suo ingresso. Mercurio arriverà portandovi in dote una grande chiarezza, il bisogno di fare spazio alla comprensione autentica del tutto, al netto di dubbi o di ambiguità, un modo di essere e di pensare, il vostro, che farà stare meglio anche a certe persone accanto a voi, niente male come periodo. Sagittario, sembra proprio che siate in vena di costruire intesa e armonia intorno a voi, forse per non creare nuove tensioni o incomprensioni, probabilmente perché avete voglia di vivere in modo facile e sereno ogni cosa. Qualcuno sarà in vena di fare chiarezza con se stesso, di fare ordine e luce rispetto a qualcosa che non è evidente e che non si legge completamente. Questo implicherà per voi piccoli sforzi di comprensione a caso. Fidatevi dell'istinto, puntando sulle intuizioni prima ancora che sulla logica, che su quella razionalità che ora Giove, cronicamente indeciso, non rende ancora possibile. Domenica sarà una giornata fatta di cose dolci, gentili, delicate. Capricorno, questo cielo si fa via via sempre più amico, sempre più comodo, trasformandosi in un bel posto in cui vivere per il Capricorno. Stavolta però toccherà a Mercurio farsi simpatico, passare dalla vostra parte rendendo piacevoli e confortevoli i sogni, le promesse e le possibilità. Dunque non abbiate fretta di bollare come impossibile qualcosa che aspettate piuttosto il weekend, ovvero quel momento in cui finalmente le idee e la logica passeranno dalla vostra parte rendendovi forti e sicuri, consentendovi di credere in qualcosa che vi appare come molto più vicino. Domenica saprete conciliare ogni logica con l'ottimismo, accogliendo benissimo ogni novità. Acquario, noterete come Mercurio si faccia con il passare dei giorni meno facile o amico, come cioè potrete sempre meno contare su idee e intuizioni, dovendo via via aumentare il vostro sforzo di comprensione, provando a capire oltre le apparenze, perché è questo che il pianeta si aspetta da voi. Sabato in particolare qualcuno potrebbe non avere troppa voglia di dubbi o di sospetti, sviluppando uno strano rapporto in certe idee, in certe realtà, e voi dovrete adeguarvi al suo modo di pensare. Domenica invece il liquido trigono tra Mercurio e il vostro Saturno potrebbe illuminarvi, facendovi improvvisamente capire e indovinare certe verità. E si chiude come sempre con i pesci. Mentre voi vi crogiolate tra i soliti dubbi e le esitazioni dei pianeti che vi comandano, ecco che qualcuno ubbidirà invece al veloce Mercurio, decidendo di fare, di scegliere, di far succedere cose. Proprio quel Mercurio che si darà un grande affare per poi nel weekend diventare un vostro alleato, per poi riconnettervi in qualche modo ai pensieri e alle azioni di persone importanti e vicine. Fidatevi di coloro che hanno voglia di fare sul serio, di chi non esita o dubita di certo di fronte a occasioni e possibilità, perché poter contare sugli altri vi farà benissimo, perché non avrete troppa voglia di fare tutto da soli, non questa volta almeno. Ecco l'oroscopo settimanale, è tutto da Mimmo Moramarco. Ricordo che la previsione che abbiamo ascoltato con i 12 segni zodiacali, valida da lunedì 16 fino a domenica 22 ottobre 2023. Grazie ancora per l'ascolto, come al solito una buona settimana a tutti voi e appuntamento al prossimo weekend. Grazie ancora.